Canto 2. Il sole aveva già percorso tutto l'arco del suo cammino, da oriente ad occidente dell'emisfero settentrionale, e stava tramontando al suo orizzonte, nel punto occidentale di quell'arco meridiano il cui punto più alto, cioè lo zenith, sovrasta perpendicolarmente Gerusalemme. E nel medesimo momento, mentre il sole era nella costellazione dell'Ariete, la notte, opposta al sole, si trovava nella costellazione delle Bilance e quindi saliva fuori dal Gange, all'orizzonte orientale di Gerusalemme, insieme a quella costellazione, le quali Bilance, durante l'equinozio d'autunno, quando la notte diventa più lunga del giorno, sembrano cadere di mano alla notte stessa e non la seguono più come se le scivolassero via. E così, al progredire del sole, i colori bianco dell'alba e rosso vermiglio dell'aurora mutavano, e con il passare del tempo, là dove io mi trovavo, si trasformavano in gialli. Noi eravamo ancora lungo il mare, come gente che, pensando a quale via prendere con l'animo, desidera andare, ma contemporaneamente nell'incertezza della scelta, con il corpo sta ferma. Ed ecco che, come quando si avvicina il mattino o poco prima del sorgere del sole, il pianeta Marte rimane sorpreso ed appare rosseggiare nel cielo ad occidente per i vapori densi che si levano dal mare. Essendo esso basso sull'orizzonte, nello stesso modo mi apparve, e possa ancora io rivederla tornando nel purgatorio dopo la mia morte, una luce sul mare che si avvicinava tanto rapidamente che nessun volo d'uccello poteva eguagliarne la velocità. E come io ebbi da quella luce distratto per un attimo lo sguardo per chiedere al mio duca spiegazioni, la rividi subito più lucente ed ingrandita. Poi su ogni lato di quella creatura luminosa mi appariva un colore, una massa bianca ancora indistinta. E nella parte inferiore usciva da quella luce un'altra massa bianca. Erano le ali e la veste di un angelo. Il mio maestro ancora non parlava quando apparvero le ali al posto di quelle prime masse bianche laterali. Allora Virgilio, che riconobbe sicuramente l'angelo nocchiero, emozionato gridò: «Inginocchiati! Ecco l'angelo divino! Congiungi le mani in atto di preghiera! Da ora in avanti ti troverai direttamente di fronte a questi ministri di Dio. Osserva bene come egli non usi strumenti umani. Egli non ha bisogno né di remi né di vele, se non le sole sue ali, seppure debba affrontare un viaggio così lungo. Osserva come le sue ali siano dritte verso il cielo e muovano l'aria con quelle penne eterne che non sono mai soggette a mutamenti, come invece accade le penne dal pelo degli animali». Poi, man mano che quella creatura divina si avvicinava a noi, appariva più chiara, e per la sua luminosità l'occhio non ne poteva sopportare la vista. Perciò chinai subito lo sguardo. Intanto l'angelo approdò alla riva con un vascello veloce ed a fior d'acqua, tanto che l'acqua stessa appena lo sfiorava, poiché di fatto era privo di peso. A poppa stava il nocchiero celeste, tale che anche solo descritto farebbe beato colui che ne sentisse la descrizione, e più di 100 spiriti sedevano dentro al vascello, intonando il primo verso del salmo cantato dagli ebrei all'uscita dell'Egitto. «L'uscita del popolo di Israele dall'Egitto», cantavano tutti insieme in coro, seguitando con quanto è scritto nel Salmo, che inizia appunto con le suddette parole. Poi l'angelo diede loro la benedizione con il segno della croce. Quindi quelle anime si gettarono ansiose sulla spiaggia, tanto era il desiderio di iniziare la purificazione per poi salire in cielo. E l'angelo si allontanò subito veloce, così come era venuto. La folla delle anime rimase lì sulla spiaggia del purgatorio e sembrava ignara del luogo, guardando intorno come colui che vive le prime nuove esperienze. In tutte le parti del cielo il sole ormai lanciava i suoi raggi luminosi, avendo con le sue saette infallibili cacciato il capricorno dal centro del cielo.
Quella folla alzò la fronte e lo sguardo verso di noi, dicendoci: Se voi la conoscete, mostrateci la via per la montagna. E Virgilio rispose: Voi credete forse che noi si sia esperti di questo luogo, ma noi, come voi, siamo pellegrini. Siamo arrivati poco tempo prima di voi, per altra strada che fu dura e dolorosa, tanto che il salire ormai ci parrà un gioco. Le anime che si furono accorte di me, vedendomi respirare e capendo che ero ancora vivo, impallidirono di meraviglia. E come intorno ad un messaggero che porta un ramoscello di ulivo in segno di pace vittoriosa, la gente accorre per udire notizie e nessuno si mostra schivo, così con la stessa curiosità, quelle anime destinate alla salvezza, tutte quante insieme, rivolsero fissamente a me i loro sguardi, dimenticando quasi che esse erano in quel luogo al solo scopo di purificarsi. Io vidi una di loro venire avanti per abbracciarmi con sì grande affetto che indusse me a fare la stessa cosa. Oh, spiriti, reali solo nell'aspetto. Tre volte cercai di abbracciarli ed altrettante volte mi ritrovai con le braccia al petto. Rimasi estremamente meravigliato, poiché l'ombra, sorridendo, si ritrasse, ed io, seguendola, mi spinsi più avanti, quasi cercando ancora l'abbraccio. Dolcemente disse che dovevo fermarmi. Allora lo riconobbi e pregai che si fermasse un poco per dirmi qualcosa. Mi rispose: Così, come io ti amai in vita, ti amo da morto. Perciò eccomi, mi fermo. Ma tu cosa fai qui? Casella mio, poeta e cantore, sono qui ora per tornare un giorno di nuovo qui in purgatorio, ossia per salvare la mia anima e tornare da morto in questo luogo. Ma perché tanto tempo è stato tolto alla tua espiazione? Non mi è successo nulla di male, non mi è stato fatto alcun torto. Se l'angelo nocchiero che ha il compito di trasportare in questo luogo le anime e che prende quando vuole e chi vuole alla foce del Tevere, più volte ha rifiutato di trasportarmi. E in fondo anche la sua volontà si uniforma alla volontà divina che è infinitamente giusta. Ciononostante, da 3 mesi l'angelo ha preso nella sua barca senza più alcuna difficoltà chiunque ha desiderato salire. Per cui io, che proprio allora giunsi sulla spiaggia del Mar Tirreno, alla foce del Tevere, dove cioè l'acqua diventa salata, fui accolto sul vascello dell'angelo nocchiero con benignità. Ora quello stesso angelo nocchiero sta tornando verso quella foce del Tevere, che rappresenta la Chiesa e la sua verità in terra, dove si raccolgono tutte le anime che non sono destinate a finire nell'inferno. Mio caro Casella, se questa nuova condizione non ti toglie la memoria o la possibilità di esprimere quel dolce canto che tratta dell'amore, con il quale solevi placare tutte le mie passioni, con quello stesso canto ti piaccia ora consolare un poco la mia anima, che essendo qui con il suo corpo è tanto affaticata ed addolorata. Amore che ispira la mia ragione, il mio pensiero. Cominciò dunque Casella, così dolcemente che quella dolcezza ancora risuona dentro di me. Io, il mio maestro e tutta quella gente che era insieme a Casella, tutti eravamo così estasiati e felici nell'udire quel canto da dimenticare ogni cosa, persino il fatto di essere lì in quel luogo di espiazione. Noi eravamo tutti intenti al canto di Casella, quando Catone, il guardiano del purgatorio, riportò tutti nella realtà. Che significa tutto questo, spiriti negligenti? Che pigrizia! Che cosa fate ancora qui? Correte verso la montagna per liberarvi dalle scorie, dalle debolezze e dalle passioni terrene che vi legano ancora al ricordo delle cose del mondo che avete lasciato e che ancora non vi permettono di vedere chiaramente Dio. Come i colombi che quando stanno alla pastura, beccando quieti i granelli di biada o di loglio senza quella baldanza che spesso li distingue nel loro incedere pettoruto, lasciano subito il cibo se assaliti da paura. Così, nello stesso modo, io vidi quella gente arrivata da poco tempo in quel luogo, fuggire via, verso il monte, come uno che si affretta scrupolosamente e va.
ma non sa esattamente dove andrà a finire, né quale sarà il suo destino. Né la fuga mia e di Virgilio fu meno veloce.